inseguimento in corso, all'area nord di Chinatown. Incredibile! Abbiamo un'altra ascoltatrice convinta che stiamo tutti meglio solo per merito di Spider-Man. Vediamo se riesco a farla ragionare. Sei in onda con J. Jonah Jameson. Beh, personalmente non avevo mai visto Manhattan così tranquilla e sicura. Da quando è arrivato Spider-Man sembra tutto un altro quartiere. D'accordo, parliamone. Prima la città era in mano a poliziotti e pompieri che svolgevano un eccellente lavoro. Il crimine esisteva, certo, ma era sotto controllo. Ora invece abbiamo qualcosa di mai visto prima. Maniaci che sparano fulmini dagli occhi. Cumuli di sabbia ambulanti. Nazisti fatti di api! Ma Spider-Man li ha sbattuti in cella, no? Ti sfugge il punto! Non esistevano prima del suo arrivo. Nel migliore dei casi li attira come mosche, ma spesso mi chiedo se non siano in combutta. Wow! È la prima volta che sento dire in combutta dal vivo. Comunque, non voglio neanche immaginare cosa accadrebbe se altri mostri invadessero la città e Spider-Man non fosse qui per noi. L'ennesima causa persa. Ciao! Un inseguimento ad alta velocità! Accosta il veicolo! Ora! Lasciateci in pace! Vogliamo solo farci un giro! Siete un pericolo per tutti! Non costringeteci a usare la forza! Non ci voglia usarla! Non stiamo facendo nulla di male! Uccidilo. Dimmi che hai il clacson di Boeliuk! È la tua fermata! Ragione quell'autista! Manhattan è un inferno all'ora di punta! Segnalata aggressione. Segnalazione da Little Italy. Aggressione in corso. Devo fermarla. Provate a colpirmi. Spoiler, reagisco. Adoro stendere i bulli. Grazie! Sì.
una scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. Rapina in corso, sospetti armati. Servono agenti sulla scena nel distretto finanziario. Che bella! La famigerata ricetta dei fagottini. Mancava l'ultimo passaggio, non abbrustolire l'appartamento di MJ. Avrete sentito parlare della rapina alla casa d'arte di Roseman, ma forse non sapete che i responsabili indossavano orribili maschere demoniache. Le mie fonti lo confermano senza alcun dubbio. Prosegue l'insorgere di criminali mascherati da quando Spider-Man è entrato in scena. Sentiamo cosa ne pensate. Pronto? Sei in diretta con J. Jonah Jameson. Salve, io capisco il punto. C'è una dormita. Fisk almeno teneva a freno gli aspiranti pusher. Un attimo, che sto dicendo? Non è che mi manca? No! Ai vecchi tempi la...
Spider-Man, hai un minuto? Senti, so che hai manomesso le torri del sistema anticrimine. Io non c'entro. Di che torri parli? Non importa. O meglio, mi serve il tuo aiuto. Qualcuno interferisce col sistema. Forse usano più disturbatori per coprire tutte le frequenze. Potresti verificare? Se mi aiuti, prometto che non rivelerò a nessuno che ci stai spiando. Io la chiamerei condivisione, ma d'accordo. Il segnale dei disturbatori può essere captato. Devo solo attraversare il distretto finanziario fino a intercettarlo. Ho captato un segnale. Devo seguirlo. Più mi avvicino al disturbatore, più si intensifica il segnale. Uomini di Fisk, inserire espressione di stupore. Spaccare il disturbatore. Pessima fattura.
Ho eliminato un disturbatore. Ha funzionato? No, ma come dicevo è probabile che ce ne siano altri. Tutto torna. Li troverò. E se fossero stati proprio gli uomini di Fisk a sabotare in qualche modo il sistema? Si disturba la quiete pubblica. Devo intervenire. Scommetto che non te l'ho visto. Impeditegli di valarsene in giro. Verrai con noi, vivo o morto. Perfetto. Che diavolo era? Voglio vederlo morto. Mi prendi in giro. Via da qui. Sfascerò. A volte spaccare tutto è la soluzione. Ed è anche divertente. Sta funzionando, Spider-Man. Sto ricevendo un segnale, per quanto disturbato. Sono riuscita a distinguere la parola Fisk e squadre. Fisk era il re del crimine. Ma non si limita al commercio illegale. Prima riattiviamo il sistema, prima sapremo cosa sta architettando. Ancora un disturbatore. Questo tetto è più vuoto del mio conto in banca. Quali edifici? Per funzionare ancora, quest'ultimo disturbatore deve trovarsi su un tetto molto alto. Sentirai cos'è il vero dolore. No, così non vale. Ok, questo era l'ultimo. Il sistema è di nuovo online. Spider-Man, il sistema anticrimine è attivo. Ottimo. Informazioni su Fisco, le squadre militari? No, ma il sistema ha rilevato attività clandestine vicino al molo. Ti invio le coordinate. Vado a vedere! Devo arrivare al molo prima che fuggano!
acquistai questa calcolatrice grafica in un banco dei pegni. Si ruppe durante un esame di trigonometria. Vale quel che è costata. Armi sufficienti per un piccolo esercito. Devo scoprire a che servono le armi. Nessuno può sfuggirmi. Ti aiuto io. Meglio andare a controllare. Datemi una mano. Non usare ora. Impara a portare rispetto. Forse ora posso capire che succede. Uniformi da secondini e documenti falsi. Mi spiace rovinarvi l'evasione! Adesso se ne occuperà la polizia. Anche qui è tutto in ordine. Grazie per aver ripristinato il sistema. Non dirò a nessuno della tua intrusione, ma se ti scoprono, io non ne sapevo nulla. Non so di cosa parli. Se non ti spiace, ora dovrei eliminare i miei selfie dai server del sistema anticrimine.
Perfetta. Amici, ancora una volta devo difendermi dalle false accuse di McDonald McGargan, meglio noto come Scorpion. Sì, come dichiarato in varie occasioni, sono stato io a finanziare l'esperimento che gli ha garantito una forza sovrumana, l'ipervelocità e quell'orrenda coda robotica. Speravo di creare un anti-Spider-Man al servizio dei cittadini, ma non potevo sapere della sua follia. Vi assicuro che sul curriculum non c'era scritto psicopatico con la mania del veleno. Evidentemente mi ha fatto causa per ottenere uno sconto di pena al Raft. Vuole incolpare me per i suoi crimini, ma io non lo accetto e non lo accetterò mai. Attenzione, abbiamo un 10-10, possibile spaccio di stupefacenti. Raggiungere Two Bridges, passo. Il trofeo che ho vinto al concorso scientifico di Wilson Fisk, insieme all'assegno. Non potevo rifiutarlo senza destare sospetti, ma non voglio i suoi soldi, anche se ci sarebbero stati utili. Quantomeno ho accettato la fornitura a vita di zaini. Della lobby farmaceutica, ma lo spaccio nei vicoli è anche peggio. Con me non funzionerà. Non sai in che guaio sei finito. Fisk almeno teneva a freno gli aspiranti pusher. Un attimo, che sto dicendo? Non è che mi manca. No. Fa male, ragazzi. Tranquilli, un bacino della poli... Riserviamo il diritto di non servire e di pestare i criminali! È scritto sul cartello!
cabina vecchio stile. Amo il vintage, ma meglio fermarla. Ai vecchi tempi lasciavo un biglietto. Empire State University, la vecchia alma mater del mio prestito universitario. Attenzione, segnalata infrazione. Convergere alla Bowery. Capolavoro! Avete tutti dimenticato le chiavi! È stato solo un colpo di fortuna! Mi sta massacrando! Vuole tirarlo qui! È mio! Non posso coprirlo lassù! Consiglio, se non siete esperti di furto o scasso, non dovreste tentare furti con scasso. Sta bene, signora. Carmen, sì, sto bene. Mio marito Rodrigo, invece, si comporta in modo strano e ho scoperto che frequenta una donna. Mi spiace, ma non sono la persona più indicata per i problemi coniugali. Non è questo. Penso che lei frequenti un brutto giro. Rodrigo potrebbe essere in pericolo. È terrorizzato, ma non vuole parlarmi. Posso controllare. Sa quando si vedranno di nuovo? Stanotte, al centro di recupero di Greenwich. D'accordo. Tranquilla, Carmen. Scoprirò cosa succede. Il centro di recupero è vicino. Carmen mi ha mandato una foto di Rodrigo. Proviamo a cercarlo. Ecco Rodrigo. È molto agitato. Quella donna non sembra un amante. Scatto una foto per vedere se Carmen la riconosce. Non nascondermi. E perché dovrei? Quella foto significherebbe la mia... No, devo scattare da davanti. Dammi progetti e non succederà. Molto bene. Quello che mi serviva. D'accordo. Ricorda, parlane con qualcuno e divulgherò la foto. Progetti. Suona male. Devo pedinare la ricattatrice e scoprire quanto male. Carmen, ti sto mandando una foto. Riconosci questa donna? No, mai vista. Di che cosa parlavano? Sembra che lo stia ricattando. Ha fatto riferimento a dei progetti. Mio marito è una guardia in un casinò di Atlantic City. Forse pianifica una rapina, ma devo raccogliere altre prove prima di poter agire. Dimmi se posso aiutarti. Certo. Cercherò di scoprire dove porta i progetti. Ti tengo aggiornata.
Un'altra vittima o un complice? Serve una foto. Non trovo punti da cui inquadrarlo chiaramente. Gli svantaggi della linea sopraelevata. Hai messo parecchio. Hai tutto? Sì, appena ha visto la foto ha abbassato la testa. Fatta! Rodrigo è sempre stato un debole. Il capo sarà contento. Vediamo i progetti. Proprio quello che ci serve. Prendere il treno. Meglio far aspettare il capo. Quello di stanotte sarà il nostro colpo più importante. Puoi dire. Quante persone sono coinvolte? Devo seguirlo. Dove scenderà? Se accedo al sistema della metropolitana, sarà più semplice seguire il tragitto del treno. Vai, amico, devo dirtelo. Sei il mio eroe. Carmen, la ricattatrice ha incontrato un tizio sotto la sopraelevata. Anche lui sembrava conoscere tuo marito. Ti mando la foto. Quello è Deshaun, il miglior amico di Rodrigo del college. È finito in prigione anni fa per una rapina. I progetti di un casinò e una fedina sporca. Pessima combinazione. Devo scoprire chi altro partecipa. Per un colpo al casinò gli serviranno almeno un pilota e uno scassinatore. E beh, guardo parecchi polizieschi. Si sente. Ti faccio sapere cosa riesco a scoprire. Capolinea. Dovrei appostarmi all'uscita della metro e aspettare che esca. Si dirige verso quel palazzo di uffici. Progetti, capo. Magnifico. Ripassa il piano sul monitor. Ho segnato i nostri uomini sulla lavagna. Aggiungi le loro posizioni alla mappa. Vuoi far guidare Rob? È poco più di un bambino. Sì, il bambino di mio fratello. Possiamo fidarci. Comunque, ormai è deciso. Sta andando dallo scassinatore. Siamo in ritardo. Muoviamoci. Entrano in azione. Ho tutte le prove necessarie. Ora non resta che fermare l'auto. Vado matto per i piani mal riusciti. Ehi, Carmen! La gita Atlantic City dell'amico di tuo marito e della sua combriccola è stata annullata. Grazie.
Ho parlato con Rodrigo. La foto della ricattatrice lo ritrae al volante la notte in cui Deshaun ha commesso la rapina. Ma Rodrigo non lo sapeva, era solo passato a prenderlo. Ho un contatto in polizia. Aiuterà Rodrigo. Soprattutto se accetterà di testimoniare riguardo al ricatto. Accetterà. O gli dimostrerò che posso essere molto più pericolosa di Deshaun. Grazie, Spider-Man. Finalmente tornare a Spider-Man. Un amico di un amico lavora in TV. Immagina la scena. È qui con noi in studio Spider-Man. Credi, mi faresti il botto. E vai! Amici, ho già espresso gravi preoccupazioni per il sistema anticrimine e le onnipresenti torri della polizia. Queste misure mettono a rischio le libertà civili, ma almeno hanno l'intenzione di combattere l'illegalità. Tuttavia, come sostengono vari testimoni, Spider-Man ha cercato di sabotare quelle stesse torri. Se mi seguite da tempo, penserete che voglia disattivarle per commettere impunemente i suoi crimini, ma il ragno non è un furfante come gli altri, è la minaccia suprema, un maestro di Kung Fu sempre due passi avanti. Di conseguenza credo che abbia violato la rete per spiare tutti noi. Come potete difendervi? Ascoltate il mio programma sempre e comunque. Se davvero vuole spiarci, deve capire che gli stiamo alle costole. Grazie a me, seguitemi! Tutte le unità, inseguimento in corso. Agenti, convergere verso il Long Lake. Meglio fermarli prima che finiscano in un video per scuole guida. Non abbiamo fatto niente. Avete rapinato un negozio, legato il titolare e rubato il suo mezzo. Ma per il resto siamo finiti. Accostate subito. Giovanotto, ora ti costringerò ad accostare! Non sparare! Lasciamo fare Spider-Man! Ci si vede? Sei armato! Che maleduc... Ne arrivano altri! Si è sparsa la voce! Maledetto!
Vieni qui, lurido ragno. Fine della corsa. MJ scrisse questo articolo sulle proteste studentesche per il giornale scolastico. Era già un'ottima giornalista. Che bella! Ehi, ehi! Non è buona educazione puntare un'arma alla testa! Mi stavo giusto annacciando! Aprite il fuoco! Il resto di Chris ha portato a galla tutti i pesci piccoli. Hey, we don't need you here right now, right? Outside of the Brooklyn Queens. Avviso alle unità, testimoni segnalano rapine a mano armata. Servono agenti sul posto a Bloomingdale, ora. Sorpresa! Il ragno, colpitelo! Speravo in una giornata tranquilla. Attenzione! Non si deludere! Spiny!
Questi ladroncoli da due soldi si credono i nuovi Wilson Fisk. E come noi finiscono in galera. Prima o poi inventerò un tessuto che distorce le onde sonore e luminose. Un costume stealth sarebbe utile. Chissà chi ha disegnato questo fumetto su di me. Ha talento. Un brutto incidente. Speriamo stiano tutti bene. Resisti! Ci penso io! Sono tutti in salvo. I soccorsi si occuperanno del resto. Spider-Man, thanks anyway. Thank you.
Ah, già. Quel cieco mi ha dato il suo numero nel caso a Spider-Man servisse un avvocato. Un attimo. Se era cieco, come ha riconosciuto Spider-Man? Quei tizi non vivono lì. Set completo. Stavolta mi sono superato. Ah, io l'avevo previsto come Nostradamus. Da quando Spider-Man ha messo fuori gioco Wilson Fisk senza pensare alle conseguenze, le strade della città sono finite in mano ad aspiranti gangster, uno più maniaco dell'altro. Il prossimo ospite, per esempio, è sopravvissuto a una violenta rapina. Benvenuto. Grazie, è stato pazzesco. Quei tizi sono entrati come se nulla fosse ad armi spianate. È inaccettabile, non possiamo avere paura di lavorare onestamente. Già, fortuna che è arrivato Spider-Man e li ha fermati. Allora non hai capito, la colpa è sua! Scusa se ho alzato la voce, sono solo sconvolto al pensiero di cosa hai passato. Già, il nostro ospite sembra scosso, meglio lasciarlo andare. Io sto bene. Addio! Agenti allerta, è stato appena segnalato un rapimento. Servono agenti a Lenox Hill. Passo. Bello scatto. Grandioso. La fotografia è ancora la mia passione. Il signor Lee potrebbe riconoscere questa maschera. Quando MJ e io abbiamo richiesto questo mutuo, pensavo saremmo andati a vivere insieme. Invece ci siamo lasciati. A volte sono quasi prevedibile.
quasi mattina. Lì dovrebbe arrivare a breve. Potrei fare uno spuntino. A quest'ora il signor Lee è nel suo ufficio. Peter, serve aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto, e siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Non so di preciso. Perché, sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone. Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera... può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo? Ah, non lo so. Ma perché rischiare? Ehi! Il simbolo nella maschera significa demone. Lì era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia di lasciar perdere. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. Posso sistemare? Beh, direi che non potevo sperare di meglio. Ho un momento libero prima di tornare da Doc. Posso dedicarmi ai doveri di spy di qui in città?